Roberto da Crema e sono 8, Grotta di Plutarco e Giorgio Mastrota, 10, andata. Poi cosa potrei fare? 10 personaggi blu che conosco, vediamo. Hank McCoy degli X-Men, il dottor Manhattan, Nightcrawler, e siamo a 3. La comunità dei puffi, quindi uno a caso, diciamo puffo forzuto. Lupo Alberto, 5. Sonic, Doraemon, uno a caso dei tizi di Avatar e siamo a 8. Mistica, ancora uno. Ah, Will Smith quando lavora per la Disney. Quanto sono forte, oh. Quanto cazzo sono British. Ciao a tutti amici, ma soprattutto nemici del Momosurp e benvenuti a questa nuova ceppa di manghia. L'avvento dei social network non ha cambiato il modo di intendere il fumetto, grazie a Dio. Anzi, semmai ha aggiunto metodi ed ha creato nuovi lettori in qualche modo. Lo smartphone ha privato il fumetto del tempo interstiziale, ovvero quel lasso di tempo creato dall'attesa di un qualcosa che da molti utenti veniva colmato grazie all'ausilio di una rivista, un cruciverba o un fumetto, appunto. Adesso in quei frangenti la maggior parte delle persone tira fuori il cellulare e via, non è un caso che le edicole stiano cadendo come mosche. Ma l'essere umano è duttile e da sempre ha saputo abituarsi, adeguarsi e cambiare forma per poter sopravvivere ai nuovi habitat. Ed ecco quindi che non ci è voluto molto perché il fumetto approdasse sui piccoli schermi di questi maledetti aggeggi. E non mi riferisco alle app, seppur legali, create per leggere fumetti. A meno che non si tratti dell'unico modo che avete per leggere, lasciate perdere. Fanno cacare e sminuiscono il tutto. E qui non parlo di lettura in digitale, sia chiaro, parlo proprio del cellulare. Se volete leggere su tablet, su PC, fate pure, ma cosa volete leggere sullo schermo mignon di staffare qua? Io mi riferisco proprio ad una tipologia di fumetto nata e costruita per i social. In sostanza, la striscia diventa un post che quando sa essere contemporaneo, empatico e sul pezzo, spopola. Però c'è un però. Io apprezzo il fumetto su Facebook, l'approccio mordi e fuggi, quei 10 secondi che ti ruba. Quello che non apprezzo è quando questi contenuti vengono presi in massa e messi su carta, andando a creare un volume che la mia libreria rigetta come un elemento anomalo. Ma naturalmente ho scoperto che ci sono delle eccezioni. Ed ecco un volume che mi ha positivamente sorpreso, ma più per colpa mia, per colpa appunto dei pregiudizi. Sublimi banalità quotidiane per persone blu, di Giulio Mosca, edito da Manfont. Giudicandolo dalla copertina, credevo si trattasse di un qualcosa di totalmente diverso. L'ho subito associato ad altri autori cosiddetti social, le cui opere non mi fanno troppo impazzire, se mi seguite lo sapete. Invece il buon Giulio Mosca, dopo la graphic novel La notte dell'oliva, ci tira fuori un volume che raccoglie tutte le migliori vignette proposte sulle sue pagine social, appunto. Ed effettivamente l'iniziativa in sé non mi farebbe impazzire, se non fosse che ci sono due fattori fondamentali che invece hanno fatto sì che il tutto mi piacesse. In primis, ma questa è una cosa del tutto personale, non avevo mai visto o letto nessuna delle vignette qui proposte. E quindi per me, e sottolineo per me, erano tutte inedite. Vignette ed illustrazioni che sono per lo più una raccolta di aforismi originali e ben riusciti. In più di un'occasione mi sono ritrovato a pensare, questa me la potrei quasi quasi stampare ed appendere in casa. Inoltre l'autore non si è limitato a raccogliere il tutto e buttarlo lì, cosa che per sua stessa ammissione sarebbe stato poco gratificante sia per se stesso che per il pubblico, ma ha deciso di accompagnare il tutto con una valanga di pensieri personali, racconti di esperienze vissute ed aneddoti sul suo lavoro. È interessante vedere poi come Giulio Mosca sia in realtà più un grafico, un illustratore che non un fumettista. La cosa è palese, ma nonostante ciò riesca a far convivere in modo molto naturale questi due aspetti. La sua natura preponderante fa sì che ogni sua vignetta sia di grandissimo impatto visivo, cattura l'occhio ed invita alla lettura, a prescindere dal fatto che poi possa piacere o meno. E probabilmente anche da questo deriva la sua bravura con le parole. I testi sono molto stringati, concisi, ma il ragazzetto baffuto è capace di scegliere esattamente quelle che colpiscono nel segno, evitando il più delle volte almeno l'effetto bacio perugina. Peraltro lo stile grafico dell'autore non è passato inosservato a nessun livello, portandolo al centro di una bella shitstorm qualche tempo fa, accusato dai mass media che i suoi disegni sarebbero delle ricalcature. In realtà lui stesso aveva già anticipato tutti, dichiarando l'uso che talvolta fa delle reference. E comunque, che le accuse siano fondate o meno, dati i risultati suggerirei a tanti disegnatori di provarci.
E badate, questa parte ci ho tenuto a precisarla perché so già che molte portinaie e mascalzoncelle tra voi erano già pronte a farlo presente nei commenti. Sappiate comunque che se questa cosa mi farà fare più views del solito, prossimamente farò anche un video su Ciccio Gamer contro la Jalapas e su Adrian che fa cacare anche se non l'ho mai visto, ma tutti dicono così. Tornando al buon baffo, da qualche mese è uscito anche La fine del mondo di qualcun altro, la sua nuova graphic novel che sicuramente leggerò. Quello che consiglio a voi è di andare ad incontrare l'autore nel corso dei vari eventi e presentazioni che l'editore organizza. È una persona davvero simpatica e dalla mano. Per essere un genovese almeno. Forse perché è un genovese pentito e se n'è andato. Questo è il risultato del mio incontro con lui e lo ringrazio. Per concludere, Sublimi banalità quotidiane per persone blu è una lettura estremamente piacevole, che è stata capace di intrattenermi in modo più che ottimale, nonostante si trattasse di un genere che ritenevo e parzialmente continuo a ritenere lontano dai miei gusti. Una lettura rilassante che parla ai più giovani ammiccando ai più diversamente giovani. Ebbene, cari amici e nemici, io con questo ho concluso. Fatemi sapere con un commento qua sotto se anche voi avete letto questo volume o altri volumi di Giulio Mosca. Fatemi sapere cosa ne pensate, se la pensate come me o diversamente o quello che vi pare. Come sempre, se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Qualora così non fosse potete lasciare il non mi piace a voi la mala Pasqua, ma almeno scrivetemi il perché nei commenti così da aiutarmi a crescere. Vi invito come sempre ad attivare la campanellina che si trova da questo lato, non da questo, ma da questo, se volete rimanere costantemente aggiornati ogni qualvolta io pubblichi un video, eccetera, eccetera. Ciao a tutti e alla prossima!